Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo dei preferiti del mese di maggio. Visto che vi era piaciuto il mese scorso il video dei preferiti, ho pensato che fosse anche giunto il momento di rifarlo. E partiamo subito perché abbiamo veramente tanto, tanto, tanto di cui parlare. Come nel mese scorso partiamo direttamente dalla musica perché sapete che è uno dei quei temi a cui io tengo particolarmente e della quale vi parlerò abbastanza perché ho un sacco di cose da raccontarvi, quindi insomma, disco del mese. Questo vi parrà assurdo perché quello che vi sto per dire non è il disco del mese, però dobbiamo sprolocchiare un attimo. Una delle mie band preferite, anzi forse la mia band preferita degli anni 2000, sono gli Arctic Monkeys e questo mese è uscito Tranquility Base Motel and Casino, che io ovviamente attendo da quando è uscito IM, cioè nel 2013, sono passati ben 5 anni, finalmente ci hanno dato un nuovo disco, io ero pronta ad amarlo. Non so come dire. Cioè, Tranquility Base Motel, io mi rendo conto a livello conscio che sia un disco della Madonna, cioè che sia un disco meraviglioso, incredibile, c'ha un arrangio ha degli arrangiamenti pazzeschi, i testi sono i testi di Alex Turner, quindi i testi migliori che vengono scritti nella musica rock attualmente, ma non so come dire, è un disco che non sembra degli Arctic Monkeys. È vero anche che al terzo, quarto ascolto è già un disco che inizia a comprendere molto di più, però non so come dire, cioè io a livello proprio conscio, cioè sto scindendo la cosa e sto pensando questo. Voi state dicendo, ma perché mi stai parlando di questo disco che non è un tuo preferito? Perché bisogna parlarne di questo disco, dovevo trovare uno spazio per parlarne. Comunque, questo disco a livello conscio io mi rendo conto che sia un disco pazzesco, cioè che comunque anticipa e fa il punto di tante cose che stanno succedendo adesso. Adesso nel mondo del rock, o comunque nel mondo della musica, non è il momento delle chitarrine, nel senso che mi sto rendendo sempre più conto che il rock sta leggermente avendo una flessione, si va molto più su robe diverse, insomma. Quindi loro hanno colto la palla al balzo e hanno sostituito le chitarrine con le tastierone, cosa che negli Arctic Monkeys fino ad ora non abbiamo mai visto, quindi non lo so, non so come dire. E sicuramente questo è interessante perché poi sta gettando le basi di tante cose, secondo me un po' si ispira anche all'ultimo disco delle Shadow Puppets, che è l'altro progetto parallelo di Alex Turner, poi dopo. Secondo me continua anche un po' quello che ha fatto all'inizio dell'anno Harry Styles o alla fine dell'anno scorso Harry Styles con il suo disco, questi suoni molto 60s, quasi tendenti alla psichedelia, a un certo tipo di rock di quel genere lì, che ovviamente a me non piace, quindi partiamo da quella parte lì. E io mi rendo conto che sia un bel disco, però proprio non mi prende nel cuore, non so come dire. Questa cosa qua mi ha proprio mandata in crisi. Io ero già pronto, ho detto maggio ce l'abbiamo già, il disco del mese, figurati, esce il disco degli Arctic. Cosa sarà? Sarà un capolavoro come tutti i loro dischi. Cioè, secondo me, AM, che forse non è nemmeno il loro disco, il mio loro disco preferito, penso sia il disco rock più importante degli anni 2010 ed è un'affermazione che faccio con tranquillità, mi prendo questa responsabilità, però non so come dire, partivano le prime due note di AM e già eri sua, cioè già eri ok. Questo disco ti entra piano, è molto lento, sostituisce tutto quello che a me piace con queste tastierine, con questo che mi piace in parte. Non lo so, poi i testi sono quelli, quindi Alex è un poeta, non è che può cambiare quella cosa lì. Mi sento un po' mortificata per il povero batterista che, poverino, si annoia a morte per tutto il disco, invece è un gran batterista e non so, ragazzi. Vabbè, ma tutto questo per dirti che non ho un disco del mese perché ero convinta fosse quello. Devo dire che le altre uscite probabilmente non c'è nulla che mi abbia colpito così tanto a livello di disco del mese, ma abbiamo un sacco di singoli e due band nuove di cui parlare. Perché singolo proprio del mese, mani basse, vincitore assoluto di qualsiasi cosa, è una collaborazione tra Mizki e gli Shushu che si chiama Between the Breath, che è un pezzo incredibile. Se non conoscete né Mizki né gli Shushu, Mizki è un artista statunitense pazzesco,
Pazzesca, è incredibile. Io l'ho vista l'anno scorso live a Bologna e nel disco è molto lenta. Forse se vi piacciono, non so, i Cigarette After Sex, alla lontana, anche lì che lì, quelle cose lì. Lei esplora in maniera Anna Calvi, in parte anche Angel Olsen, insomma, quelle sonorità lì, Mitski è un po' la sintesi di tante cose ed è pazzesca dal vivo. Colpa del batterista, perché il batterista viene da un altro mondo, sicuramente ha un tiro super punk, un'attitudine molto diversa e riesce a scaldare molto i pezzi e quindi dal vivo è incredibile, è una cosa pazzesca da vedere e io l'ho amata proprio alla follia, è stato bellissimo vederla anche dal vivo, dei pezzi molto atmosferici, molto accoglienti, caldi. Pazzeschi. Gli shoo shoo io non so neanche come introdurveli perché è un po' come dire le basi dello shoegaze, cioè le basi del movimento underground alternativo, cioè sono una band talmente storica, talmente cementificata nel mio immaginario musicale che fatico davvero a dirvi, a spiegarvi chi sono gli shoo shoo. C'è Wikipedia, probabilmente ci saranno 30 pagine dedicate agli shoo shoo. Comunque, questa collaborazione assurda, pazzesca, inaspettata, ha dato vita a quello che per me è il singolo del mese, ma è in realtà un singolo, forse uno dei migliori di quest'anno, perché Between the Breath è bellissimo. Fa parte della colonna sonora del film How to Talk to Girls at Parties, che io non ho visto e non so neanche se verrà tradotto in italiano, se uscirà nelle sale italiane, non so nulla come sempre perché sapete che io sono una cialtrona, ma ascoltatevelo, vi metto ovviamente sotto i link perché io lo metto almeno 6-7 volte al giorno perché non lo so, è troppo troppo meraviglioso. Passiamo da queste cose belle di cui raccontarvi a un'altra cosa che in realtà è molto bella, è una bellissima iniziativa e però parlarvene non so quanto reggerò perché è una cosa che ogni volta che la nomino mi fa stare malissimo. Comunque praticamente questo mese è uscito è una riedizione del singolo di Sic Tamburo, La fine della Chemio, che è una collaborazione con tantissimi artisti italiani, ci sono Manuela Agnelli, Lo Stato Sociale, Jovanotti, c'è Samuel dei Subsonica, Elisa, mi sto dimenticando qualcuno, insomma ci sono un sacco di collaborazioni e è un singolo che se viene acquistato fa, oltre ad essere bellissimo, perché è veramente bellissimo e toccante, io ogni volta che lo sento non riesco a non piangere, perché comunque tratta della tematica abbastanza pesante. È la canzone che Gian Maria dei Sic Tamburo ha dedicato alla sua amica di sempre, che purtroppo ha dovuto affrontare la prova durissima del cancro e fortunatamente ce l'ha fatta. Ed è un po' la celebrazione della fine di tutto questo calvario che lei ha passato ed è un regalo, forse uno dei più bei regali che un amico potesse mai farti. Io ve lo giuro, smetto di parlarne perché mi sta mancando la voce. Ascoltatevelo perché è bellissimo, le parole sono incredibili. A me piace più la versione originale, vi devo dire, però trovo che anche coinvolgere così tanti artisti e che tanti artisti abbiano voluto contribuire a questa iniziativa, perché comunque le vendite del singolo contribuiranno a un'associazione che sostiene le donne che attraversano il cancro al seno e sostiene tutte le famiglie di queste persone. È un'iniziativa meravigliosa, spero per voi che non ci dobbiate mai passare in nessun caso e se purtroppo ci siete passati sapete quanto è importante il sostegno anche alle famiglie. Chiudo qua perché non riesco più a parlare di questa cosa. Poi vabbè, ve lo dico, uno dei singoli di questo mese è Paracetamolo di Calcutta. Come si fa a non cantarla? Cioè, lo sai che la tachipirina 500 se ne prende due diventa 1000? Lo so che è il testo più sbagliato della storia e tutto, ma è bellissimo. E io sento il cuore a mille e devo smetterla. Però è davvero, anche non volendo, è un singolo che secondo me è riuscitissimo. Quindi ascoltatevi anche Calcuttone, che secondo me questo è un bel singolo. E io l'ho ascoltato, volente o nolente, l'ho ascoltato. Poi, visto che ci siamo già dilungati tanto sulla musica, vi dico i due artisti del mese che ho scoperto, che sono Let's Eat Grandma, che mi piace tantissimo. Non riesco a capire se è una band, se è un'artista singola. Insomma, però fa questa indie electro,
teatro con delle influenze veramente molto interessanti. Ovviamente tutta sta roba ve la linko giù perché sennò stiamo parlando del nulla, ma visto che per questione di copyright io non vi posso mettere i pezzi, vi metto un po' di link giù. L'altro gruppo che in realtà non è una scoperta, ma che ho ascoltato molto questo mese, sono i Japanese Breakfast, anche loro cuori, voce meravigliosa, arrangiamenti molto molto bellini. Quindi insomma io vi linko tutto giù, ascoltatevi un po' di bella musica e supportate un po' di bella musica. Invece il concerto del mese, devo dire, a maggio ne ho visti molto pochi, al contrario del mio solito, ma a mani basse, come tutte le volte che li vado a vedere, tanto ormai vedo più loro che mia madre, sono i Giuda al Mikasa, che hanno suonato il 19 maggio, se non erro, o il 18 o il 19 maggio, ma potrei sbagliarmi, per il No Glucose Festival qua a Bologna. E loro sono una band che va vista dal vivo, perché sono bravissimi, bellissimi e levissimi. Sono uscita da lì che ero in condizioni pietose, però è sempre divertentissimo. È bellissimo vederli dal vivo, ti danno una di quelle cariche che dopo ti tengono proprio di buon umore per settimane. Sono divertentissimi da vedere, quindi se vi capita, se vengono nella vostra città, andatevi a vedere i Giuda. Non lo dico solo perché li ho già visti mille volte e sono dei tesori proprio, ma perché se lo meritano. Sono una band italiana che fa rock e che si merita tutto. Passiamo a cinema e serie TV. Cinema, devo dire, non mi viene in mente nulla di rilevante che io abbia visto questo mese, ma probabilmente va anche bene così. Ma passiamo alle serie TV. Il 25 aprile è uscita la prima puntata della seconda stagione di The Handmaid's Tale. Allora, la prima è un capolavoro e su questo non ci piove. La seconda, probabilmente, siamo alla puntata 6, è meglio della prima. E so che vi pare incredibile e state dicendo, ma non è possibile. La seconda a me sta mettendo ancora più ansia. Diciamo che io ormai Handmaid's Tale lo misuro a livelli di ansia che mi provoca, perché ogni puntata vale 3 ore dallo psicanalista. Ve lo giuro, The Handmaid's Tale è la serie definitiva per gli argomenti trattati, per la cinematografia, per gli attori coinvolti. Cioè, se adesso vi... Tanto stiamo divagando ormai a lungo. Elizabeth Moss, secondo me, riesce a, è una delle poche che è così brava da riuscire a rappresentare la dissociazione a video. Cioè, per come recita, lei riesce a rappresentare la dissociazione, che credo sia la cosa più impossibile da fare nella storia. È incredibile. Tutto il cast è pazzesco. E questa serie ha dei livelli, dei picchi di ansia, è talmente labirintica nell'esplorazione di tutto il disastro che sta succedendo che non c'è tregua per lo spettatore. Ha questa fotografia, queste inquadrature, non lo so. Ragazzi, se non l'avete visto, guardate Handmaid's Tale, è la serie sicuramente del mese, ma sarà anche quella del mese prossimo perché si deve concludere. Io, non lo so, per me è il prodotto più riuscito degli ultimi anni. Non so quale difetto possa avere questa serie. Non riesco a trovarglielo, forse sono poco obiettiva, ma non riesco proprio a trovarlo. Poi vi dirò una cosa che uccide tutto quello che ho detto fino adesso, ma l'altra serie del mese, che in realtà io e il mio consorte abbiamo visto un po' per caso, buttata lì, poi in realtà ci siamo appassionati tantissimo, è Gotham. Lo so, la prima è trashissima e abbiamo fatto fatica da morire a arrivare alla fine. La seconda si riprende molto. La terza serie di Gotham, non lo so, era difficile riuscire a non vedersi 10 puntate in una giornata. Abbiamo fatto una settimana intensa della terza stagione e secondo me la terza stagione è scritta benissimo e vale il dover sopportare la prima e anche un po' la seconda, che non è proprio brillantissima. La terza è scritta molto bene, adesso non vedo l'ora di vedere anche la prossima, perché finalmente, insomma, è un cerchio che si chiude, come dicevano i Fine Before You Came. Arriviamo a un dunque, insomma, non posso spoilerare, però ve lo giuro, mi ha sorpreso. Io non gli avrei dato un euro, pensavo fosse una serie super trash, e in parte lo è, cioè, tranquillamente. La terza vale tutte le altre. A mani basse proprio. Passiamo ai libri, perché a maggio ho letto molto poco, ma sono molto orgogliosa di dire che la serie di maggio è Lumberjanes di Noel Stevenson, Trace Ellis, Brooke Allen e Martha Lyo.
adesso vi faccio vedere solo questi, ma poi sto andando avanti con la serie, è la graphic novel definitiva per me. Proprio l'ho amata e penso proprio di dedicargli anche un video al riguardo, perché secondo me merita moltissimo e è pazzesco, è qualcosa di oltre il bene e il male, oltre qualsiasi cosa, proprio mi è piaciuta moltissimo. Divertente, ironica, dissacrante, assurda, ha proprio tutto quello che deve avere una graphic novel per intrattenerti. E quindi per me è molto riuscita, i disegni sono molto particolari, sono molto, i personaggi sono perfetti, quindi insomma, se non l'avete ancora fatto, leggete Lumberjanes. Ok, ora passiamo a tutte le varie ed eventuali, quindi beauty, makeup, direi no, vestiti, perché questo mese io non ho comprato praticamente nulla e quindi magari non parliamo di vestiti, però passiamo al make-up, quindi potete abbandonare il video se non ve ne frega niente. Allora, nonostante io stia cercando di eliminare tutto ciò che non è di origine naturale e bio, perché praticamente sto facendo questa scelta che ho già fatto da qualche anno per i miei capelli, e infatti sono sani, anche nel make-up e in tutto quello che riguarda la mia routine quotidiana del beauty sto cercando di eliminare un sacco di cose, ma come vi dicevo già nei preferiti del mese scorso, ho dovuto rimediare ad un inverno di pelle secca, arida come il deserto, e mi hanno suggerito ovviamente di fare del peeling abbastanza intenso per poi restaurare la pelle. Ho provato per caso questo micro milk peel di Dr. Jart. Io avevo provato le maschere, ma quelle idratante costa una follia e non vale i soldi, cioè prendetevi quella di Sephora che fa lo stesso effetto oggettivamente, è un'illusione che funzioni l'altra, o almeno per me, io ho veramente la pelle secchissima. Questo come peeling è molto delicato e funziona senza aggredire troppo la pelle, quindi se vi capita si trova da Sephora, costa un rene e mezzo, ma li vale tutti. Però vi dico, dura anche parecchio perché va fatto una volta a settimana, io lo sto facendo da metà aprile e finché non l'ho proprio, diciamo, usato per un po' non volevo neanche farvelo vedere perché poteva essere solo una prima impressione. Sembro molto professionale quando dico queste cose, in realtà non è vero, sono una beauty guru poraccia. Però vi devo dire che Dr. Jart mi ha veramente stupito e quindi se state cercando un peel abbastanza delicato, non molto aggressivo, Micro Peel Derma Clearer. Poi, per continuare sulla scia, nella Fairy Loot di maggio c'era questo Dull Break Lip Scrub. Io sto cercando un lip scrub, di solito prendo quello di Lush, però non riesco ad andare da Lush perché poi Bologna è piccolissimo, e io sono super impegnata, il mese scorso non riuscivo, eccetera eccetera. E questo, che invece è di Geeky Clean, è veramente ottimo. Molto molto semplice, fatto così, sembra, l'ho usato parecchio e non da sola, quindi insomma è totalmente naturale e vegan. In realtà a me sembra odore di melone, ma in realtà sa di uva e berries, quindi di bacche. Sembra odore di melone, ve lo giuro, però, ed è completamente naturale. Basta stenderlo, grattarlo e pulirlo via e vi toglie tutta la pelle molta delle labbra. Non so se voi lo usate, io piano piano ho iniziato a usare tutte queste cose perché faccio la beauty guru, però super super scoperta del mese grazie a Fairy Loot. Ah, tra l'altro sotto ci sono tutte le varie cose, tutti i link anche di queste cose. Poi sulla scia delle varie cose del mese scorso, un'altra cosa che ho acquistato perché era in offerta, se no, era questa box di Sephora di Origins che conteneva tutta la linea, fatta così tra l'altro, anche molto carina, packaging abbastanza accurato che ci piace in carta, quindi niente di che. Origins è questa marca che comunque ha un inci molto buono, se non sapete cos'è l'inci, quello che contiene i componenti dei prodotti che è andata ad usare, e quando l'inci è buono tendenzialmente non contiene molte schifezze, anche se ho scoperto che ha due cose che io cerco di non mettere mai, che sono il dimenticone e un'altra cosa che non mi ricordo. L'inci è abbastanza buono di Origins, però non è sicuramente bio, non è sicuramente totalmente naturale. Però nonostante questo la ritengo un'ottima marca. Adesso finiamo queste cose e poi magari cerchiamo dei sostituti bio 100%. E in questa box, perché era in super offerta da Sephora Bologna, costava 30 euro invece che
55, 60, non mi ricordo, vabbè. In questa bellissima box c'era tutto il kit della serie Ginzing, cioè questa arancione in pratica, con esfoliante, scrub, cleanser, che è questo, che fa leggermente da esfoliante ed è fondamentalmente un detergente, la crema idratante, il contorno occhi, sempre della stessa serie, e in più Original Skin, che è questo Renewal Serum, quindi questo serum rinnovatore, rinnovante, how the fuck you say that? Ok, comunque, in pratica, ho amato tutto di questa box perché il detergente è ottimo, il contorno occhi è l'unico contorno occhi. Io non ho delle occhiaie, ho delle fosse delle Marianne al posto degli occhiai, tra l'altro sono nere come dei mirtilli, quindi neanche dici un po' li copro, cioè ci vuole il calcestruzzo per coprirmele. E devo dire, è il primo contorno occhi che un pochino, perché i miracoli non esistono, un pochino mi sta aiutando. Ora ovviamente non so neanche dove l'ho messo perché è in una delle mille sporte, vabbè, ma voi sapete che. Quindi, però, questo siero, nonostante sia super siliconico, perché quando ve lo mettete addosso proprio lo sentite che è un po' siliconico, ma dà una sensazione fantastica alla pelle, e quindi anche questo ottimo, davvero. C'è anche, questo ovviamente è il sempolino che mettono nella box, però c'è anche la versione più grande. L'unica cosa che non mi piace neanche un po' è la crema idratante, ma infatti la sto usando tipo la sera per andare a letto, per finirla più che altro. E perché è in gel, io odio le creme in gel perché non so, non si assorbono al 100% e poi non so, mi si grattano via, non le amo comunque, amo più altri tipi di crema. Comunque, come box, per quello che l'ho pagata, visto che comunque costano abbastanza tutti questi prodotti, aveva un prezzo super conveniente, quindi è stato giusto prenderla. E continuare a donare denaro al make-up, che ovviamente. Però molto molto contenta, questa marca è fantastica. Se dovete investire un po' di soldi piuttosto che prendervi una cremina da buttare via, mettetene un po' di più, aspettate un po' e mettetene un po' di più da prendere almeno questa, oppure andare su altre strade, magari insomma. Poi magari ci facciamo una chiacchierata su tutte queste cose beauty guru. Passo a un altro dei miei preferiti che avete già visto in un unboxing, che è Mellow Shire, la candela di Cozy Corner Candles, perché è veramente meravigliosa, è veramente buonissima, è proprio una delle mie preferite. Mi sono trovata davvero a averla vicino e a utilizzarla spessissimo perché ha una diffusione incredibile, l'odore mi piace da matti, è molto fresco, c'è questo odore un po' tipo limonoso, però non così forte, ma sa anche di fresco, sa proprio di bibita fresca estiva, un po' limonosa, un po', non lo so, la sto amando molto, quindi bellissima, bellissima. Poi arriviamo a quello che è davvero l'ultimo mio preferito del mese di maggio e poi la finiamo qua. E come forse avrete notato, da poco mi sono sposata, è una cosa che mi imbarazza davvero tanto dire, non riesco a capire perché, però insomma è successo. E per il mio matrimonio avevo comprato queste cosine che poi vi vado a inquadrare per bene, magari se recupero una foto ve la metto. Che sono dei fermacapelli. Io non avevo nulla di che in testa, avevo, cioè, non sembravo la sposa Moira Orfei. Sono di Medusa Doll Maker, che vi avevo già citato nel video dei consigli di Natale. Io queste cose le ho comprate, quindi non ve lo sto dicendo perché mi vengono mandate, mi raccomando, nulla. Però praticamente Medusa, che è un'artista incredibile, secondo me è bravissima, ineccepibile, ha aperto questo altro shop dove fanno dei piccoli oggetti di artigianato, cioè della bigiotteria come queste, delle collanine, eccetera, ma anche cose intagliate nel legno, nella pelle. Sono veramente bellissime. Se fossi ricca le comprerei tutte, ma non lo sono, evidentemente. Con i big money che facciamo su YouTube, non si compra tutta sta roba. Vabbè, insomma, però. Adesso ve lo faccio vedere bene, c'è questa luna che mi ricorda molto quella del che mi ricorda moltissimo quella del Darkling, quindi insomma bella bella, che è accompagnata da questa stellina che mi ricorda invece molto Hedy Lamarr, queste dive anni 20, e quindi insomma io volevo qualcosa di semplice però che un po' si vedesse, e quindi mi
Niente, adorabili, mi piacciono tantissimo. Non so quando le rimetterò perché io non metto quasi mai nulla in testa se non delle forcine o l'elastico perché sono una disgraziata. Però devo dire che le riutilizzerò sicuramente perché mi sono piaciute veramente moltissimo. E il fermacapelli è super carino, super super carino. Niente, direi che per oggi è tutto, anche perché devo andare alle prove e sono stanchissima dopo aver fatto tutto questo video. No, a parte gli scherzi. Mi fa piacere essere tornata su YouTube dopo una settimana di stop. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Fatemi sapere se qualcosa che ho nominato vi ha interessato e se avete trovato qualcosa a maggio che è diventato automaticamente uno dei vostri preferiti, così da scoprirlo insieme. Ok? Fatemi sapere poi se avete richieste, robe varie, che così ne parliamo insieme. Io, come sempre, vi ringrazio perché siete dei cuori che mi state sempre a seguire, se, non lo so, siete super carini davvero tutti. Quindi, come sempre, io vi ringrazio anche per avermi tenuto compagnia in questa mezz'ora, speriamo un pelo meno, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!